Ciao a tutti, mi chiamo Edoardo Massimo Del Mastro, sui social da 10 anni sono conosciuto col nome di Mente Nomade. In questo piccolo spazio viaggeremo insieme attraverso terre incontaminate dell'ispirazione e della motivazione, esplorando insieme nuove prospettive. Benvenuti a una chiacchierata. Hai mai notato quanto la vita diventi più interessante quando è piena di sfide? Se rifletti sul passato, ti renderai conto che i momenti più preziosi e memorabili sono spesso legati a delle sfide significative. Vale per tutto. Penso ai miei viaggi passati, i ricordi più lucidi li ho proprio in quelli più difficili che ho affrontato. Penso ai trekking in Nepal, alle bufere di neve in Islanda, alle notti in tenda in Alaska. Di quelle mie esperienze ho ricordi vivi, come se fosse successo ieri. Invece alcune di quelle esperienze le ho fatte più di 7-8 anni fa. Sai perché? Perché sei nato con la capacità innata di superare le sfide. Fin dal tuo primo respiro hai affrontato con successo sfide che vanno dalla sopravvivenza al miglioramento della tua vita, del mondo che ti circonda. Immagina un attimo se la vita fosse priva di sfide. Nessuna decisione da prendere, nessun problema da risolvere, nessuno sforzo fisico o intellettuale necessario. Nessun apprendimento nuovo, nessuna relazione da coltivare. Sì, lo so, dopo aver elencato tutto questo in un momento X della nostra vita potremmo rispondere facilmente: bello, sì, mi piacerebbe molto. Ma poi riflettendoci bene, a mente lucida, ci possiamo accorgere che non è esattamente così. E non ci sarebbe alcun senso di realizzazione, nessun modo per crescere e diventare più forti. Il segreto per andare avanti nella vita non è eliminare completamente le sfide, perché ciò renderebbe la vita priva di significato. Al contrario, fare progressi reali significa affrontare costantemente sfide sempre più significative e preziose. In questo modo potrai realizzare appieno il tuo potenziale. Più sei disposto ad affrontare le sfide, più ricchezza porti nella tua vita e nel mondo che ti circonda. I migliori insegnanti e allenatori sono coloro che sfidano costantemente i loro studenti e atleti, spingendoli a dare il massimo. Le sfide possono essere frustranti, ma in quella frustrazione si nasconde una motivazione potentissima. Quando ti senti al peggio, sei spinto a fare qualcosa per migliorare la situazione. Le sfide ti danno l'opportunità di crescere, imparare e innovarsi. È importante quando affronti una sfida sapere perché è significativa per te e mantenere il focus su quel motivo durante tutto il processo. Che tu scelga la sfida o ti viene imposta, devi trovare un collegamento personale significativo per trasformarla in una missione. Abbandonare il lamento e passare all'azione, creare un piano d'azione dettagliato per risolvere i problemi che dovrai affrontare. Questo approccio ti impedisce di perdere tempo in lamentele inutili e ti fornisce una guida pratica per superare quella sfida, o comunque crei un percorso che dovrai seguire e cercare di rispettare fino alla fine. Aumenta le tue aspettative di fronte alle sfide, affrontale positivamente, diventando più forte e più esperto con ogni passo. Utilizza un linguaggio positivo perché le parole che usi hanno un impatto significativo su di te e sugli altri. Impara qualcosa di nuovo in ogni situazione. Anche se non riesci a risolvere completamente una sfida, l'esperienza di apprendimento è un risultato significativo che può portare valore positivo a lungo termine. E poi dividi le sfide in compiti più piccoli e gestibili. Io lo faccio anche quando devo percorrere lunghi viaggi, lunghi trekking. L'obiettivo è sì, la meta finale, ma lungo il tragitto ho imposto tanti piccoli obiettivi che di giorno in giorno, passo dopo passo, mi porteranno al raggiungimento dell'obiettivo finale, quello più importante di tutti. Affrontare successivamente le sfide più piccole ti porterà oltre quelle più grandi, creando fiducia e slancio. Trasforma le sfide in opportunità, espandi la sfida per renderla più motivante e trasformala da qualcosa che ti controlla a una missione personale che hai scelto di vivere e di superare. Pensa a come le sfide passate hanno contribuito ad essere quello che sei oggi. Quando pensi alla sfida che dovrai affrontare, cerca di trovare del tempo anche per fare delle pause, per ricaricarti. Devi trovare un equilibrio tra sforzo e riposo per poter massimizzare la tua efficacia. Chiudo con una frase che so che non è facile,
ma cerca di affrontare tutte le sfide che verranno con positività e vedrai che ti aiuteranno ad uscire vincitore in ogni situazione.